Da tempo all'amministrazione comunale di Fiumefreddo di Sicilia fa gola Palazzo Corvaia, un esempio di architettura settecentesca realizzata dai nobili dell'epoca per villeggiare per il controllo dei latifondi e delle strutture produttive. Un piccolo gioiello che sorge in Contrada Diana e che apparteneva alla famiglia Diana. Chiuso dentro un cortile rettangolare cui fanno da cornice vecchi magazzini, stalle e abitazioni della servitù, il palazzo, che presenta un uso sapiente della pietra lavica e degli elementi architettonici, in cui spiccano due torrette a pianta quadrata coronate da una merlatura ghibellina che hanno valore simbolico ma anche funzionale, nonostante lo stato di abbandono in cui versa, impreziosisce un suggestivo scorcio di Fiumefreddo. Intento dell'amministrazione Alosi è quello di acquisire la residenza settecentesca per farne un polo di attrazione del turismo legato ai beni storico-architettonici di cui la cittadina è ricca. Abbiamo già interloquito con i proprietari. Il problema di Palazzo Corvaia, che è un problema che si è avuto anche nelle passate amministrazioni, e i tanti proprietari che intervengono in questo splendido edificio, ed è difficile metterli d'accordo. Naturalmente noi abbiamo anche le risorse per poterlo acquistare, ci blocca oltre il problema dei proprietari, ci blocca anche il patto di stabilità, che però potrebbe essere superato qualora ci fosse un accordo con i proprietari. È un magnifico monumento del comune di Fiumefreddo, che dovrebbe essere valorizzato anche questo, come abbiamo fatto con la Torre Rossa, però queste difficoltà ci hanno finora bloccato tutte le amministrazioni che si sono succedute nell'acquisto di questo palazzo, che purtroppo sta andando anche a perdersi. Abbiamo già interessato l'ufficio tecnico perché possa parlare con tutti i proprietari e vedere se finalmente si possono convincere e mettersi d'accordo tutti affinché questo gioiello possa essere acquisito, come lo stesso Casale Papandrea, acquistato appunto ai tempi dell'amministrazione Fiume. Sulle tempistiche di acquisizione il primo cittadino commenta. Abbiamo già anche negli anni passati interloquito con i proprietari. Ora pare che ci sia un piccolo spiraglio per la possibilità di acquistarlo, ma qualora si mettono d'accordo i proprietari per potercelo vendere, noi penso che nell'arco di un semestre potremo acquisire al patrimonio comunale anche questo bene.